Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Continuiamo col DLC di Pokémon Spada e Scudo, l'isola dell'armatura. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio che avevamo appena ricevuto Kubfu. Ora io l'ho allenato per far sì che si adattasse meglio ai livelli dell'isola e ce l'abbiamo al 72 con Metal Testata, Breccia, Assalto e Zuffa. Ho allenato pure gli altri, sono aumentati pure loro. Quindi direi di andare subito a vedere gli altri. No, i punti. Tre punti panoramici. No, quanti sono? Quattro. Quattro. Come ho detto? Per far aumentare l'amicizia con Khufu. Quindi andiamo, biciclette, si va. Il primo dovremmo avercelo qua sulla sinistra. Ci orienteremo con la mappa. Ma dove cazzarola è sto altro scontro? Ma no, Pokédex. Oh! Forse ci siamo, dobbiamo trovare una cavernina. Quella lì. Perdi qua. Ci dovrebbe far uscire nel posto giusto. Altro scontro, perfetto. Tu, sei tu? Ma certo. Ammiriamola. Con la bocca aperta. Bravissimi. Che bel panorama, eh? Una grotta in pratica. Bellissima, bellissima Kubfu. Ah, già possiamo andare. Ma. Ah, uno solo dovevamo vederle, non tre. Vabbè, meglio ancora, però. Andiamo, andiamo. Maestro, ci sei? Dov'è il maestro? Eccolo lì. Ui, come butta? Fila tutto liscio, frate Kubfu, vediamo un po'. Cube. Top, siete diventati super best friends. Più amici di così non si può, addirittura. E Kubfu sta pure crescendo forte e robusto, mitico. Se le cose stanno così, allora seguitemi, cicci. Va bene, ci seguiamo. Top, fermiamoci qui. John, Kubfu, se volete diventare ancora più forti, ora di fare un salto nel luogo dedicato all'addestramento di Kubfu. Ah sì! Le torri dei due pugni. Quella blu è la torre acqua. Quella rossa è la torre buio. Puoi salire solo su una. Lo stile di lotta di Kubfu, così come il suo tipo, cambierà in base a quale torre scegli. Quindi fa. Rifletti bene. Entrambe le torri hanno 5 piani e ogni piano ti attende un temibile avversario. Ti consiglio di allenare e dovere Kung Fu facendolo salire di livello prima di lanciarti alla conquista di una delle due torri. Puoi arrivare a entrambe le torri dei due pugni dal bosco concentrazione. Se riesci ad attraversare il fiume con la bicicletta c'è pure una scorciatoia. Non vedo l'ora che arriviate in cima a una delle due torri. Grazie maestro! Bravo Kung Fu, siamo tutti contenti. Allora. Come livello, secondo me ci siamo, a livello 72, cioè non penso di avere problemi. Ora, dov'è la torre buio? La torre rossa, di là. Per di qua. Maledetti. Vai, Kubifu. Ok, dovremmo salire di qua. Poi di qua. Attraversiamo questa. Che dove eravamo prima in pratica. Attraversiamo il fiume.
E dovremmo essere vicini. Lì è, eccola lì, salendo di qua per caso. Cammino sfida, l'isola dell'armatura. Ma chi c'è? Beccata, eccola qua. Eccoci. 5 piani hanno detto, ha detto il maestro. Ciao bella. John, il maestro mi ha avvisata, questa è la Torre Buio. È riservata all'allenamento di Kung Fu, perciò devi avere in squadra solo lui per poterla affrontare. Addirittura, quindi Pokémon. Box PC. Ragazzi, scusate. Vi ripiglio dopo. Perfetto. Siamo pronti, Kung Fu, andiamo. Questa è la Torre Buio. In questo luogo Kung Fu potrà apprendere tutti i segreti del tipo buio. Dal livello 70 in poi potrà allenarsi senza problemi. Una volta dentro la torre potrai uscire solo dopo che avrai battuto tutti e 5 i tuoi avversari, oppure se vieni sconfitto. Inoltre, una volta entrato in una torre non potrai più affrontare l'altra. Vuoi salire dalla Torre Buio per prendere gli arcani segreti del tipo buio, rinunciando alla potenza del tipo acqua? Sì. Sì, anche perché il tipo acqua non ci interessa. Ci interessa più il tipo buio. Ecco il primo avversario. Seguire solo la luce impedisce di svelare l'oscurità racchiusa dentro di sé. La mia tecnica abbraccia luce e ombra. Lasciati tingere dai suoi chiaroscuri. Quante cose nonsense. Parte la sfida dell'allievo Dojo Master. Chi mi mandi, Dojo? Zorua. Che livello? Dai Kung Fu, conto su di te. Livello 65, non dovremmo aver problemi. Breccia. Aia. Buonanotte, Zorua. E il primo è andato. Pensavo di farti le scarpe, ma non sono neanche degno della Chartre. Hai detto bene. Eccellente, puoi procedere al piano successivo. Ma mi ridà i psi? Oh, no, non li ridà. Posso usare qualche strumento? Sì, li fa usare, perfetto. Andiamo, secondo piano. Il buio ti rende capace di distinguere anche nel più flebile raggio di luce. Il buio non ha ombre per me. Ammira la luce abbagliante della sua forza. E fammi vedere chi abbiamo lì. Sempre parte la sfida dell'allieva, Dojo Master. Scraggy. Siamo in vantaggio di tipo anche questa volta. Vai con breccia. E buonanotte, Scraggy. E anche il secondo piano è andato. Eccellente, puoi procedere al piano successivo. Altri tre piani, dai. Avanziamo attentoni nel cammino della vita, come vagabondi che brancolano nel buio. Anche l'esito delle sfide è avvolto nell'oscurità, ma il bello consiste proprio in questo. Mamma, siete tutti poeti in questa torre. Inkei. E questo va sempre confuso su che tipo è. Mi pare sia un tipo buio psico. O solo buio? Proviamo con breccia. Ok, è morto in un colpo e va bene, però non è buio perché non è super efficace. Allora è buio psico. Allora ho capito, buio psico. E anche il terzo è andato. Il vento a favore della barca che lascia il porto gioca a sfavore di quella che vi fa ritorno. Luce e ombra sono due facce della stessa medaglia. Ecco
Non puoi avere l'una senza l'altra. Krokorok. Un altro breccia dovrebbe bastare e avanzare anche. Breccia, vai. Mamma quanto odio quando usano protezione. Ma dovrebbe romperla, no? Ah no, rompe altre mosse di difesa, ok. Ciao Krokorok. E anche il quarto è andato, manca l'ultimo. Eccellente, procede pure all'ultimo piano. Ah, è l'ultimo, ok. Io pensavo quinto più l'ultimo, invece no, va bene. Curiamo per ogni super pozione, così siamo pronti per ogni evenienza. E via. Ultimo piano. Ah, è lei maestro? Non lo sapevo che doveva stare lei qui. Ah, eccoti. Ci ho azzeccato, lo sapevo che la torre buio ti ispirava più dell'altra. Bravo, bravo, eppure bravo, bravo pure tu, Kufu. Carino. Ora ti becchi una sfida con me, Ciccio. Però stavolta mi ci metto di brutto, quindi concentrazione. I Magikarp che nuotano in acque eccessivamente cristalline non vedono il tesoro che si cela nel torbido dei fondali. Sarò io in persona a svelarti il segreto supremo del tipo buio. Ok. Wow, strepitoso. Ultra Ball in mano, chi c'è? Anche lui possiede un Kung Fu. Aia, qua la vedo dura, che livello è? Bisogna che faccia sul serio se voglio lottare con voi. Affina i tuoi sensi e approfitta di questa lotta per migliorare le tue abilità. A livello 70. Boh, proviamo a rossalto. Bravissimo. John, guarda e impara. Questo è il modo in cui colpisce Kupu. Perché? Cosa fai? Anche tu fai rossalto, non è che dici. Vi facciamo di nuovo rossalto, vai. Poni fine a questa battaglia. Bravo Kupu, eccellente. Ah dai, è stato più semplice del previsto. Hai scoperto Master, il maestro dojo. Ride. È sempre una gioia vedere un giovane che fa progressi. Hai visto il pischello? Ma è proprio stupito. Che bella l'animazione. Ma quanto è carino, madonna mia. Guardalo come si agita. Troppo carino. Mitico, mio caro John, non hai deluso le mie aspettative. Sono strabiliato da quanto sia forte ora Kung Fu. Tanto tempo fa l'ho sottoposto ad Ander alla stessa prova. Era il mio pupillo, purtroppo però, con il suo senso dell'orientamento, altro che cima. Non è mai riuscito ad arrivare alla torre. Ma veniamo al sodo. È il momento di far evolvere Kung Fu. No. Mostra il rotolo del buio, su. Ma mi dispiace quasi, guarda, ma mi spiace pure farlo evolvere, che è così carino. Vuoi mostrare il rotolo del buio a Kung Fu e farlo evolvere? Facciamolo. Ciao Kung Fu. Sei tanto bello così, ma devi evolverti per il bene di tutti. Fuuu! Ciao Kung Fu, mi mancherai. Vediamo che esce. Ma lo devo dire che sei ancora più fottutamente figo così, eh. Qui sei una bestia. Urshifu, l'ottavuio, viene nelle zone montuose di una regione lontana, corre sulle pareti dei dirupi, allenando gli arti inferiori e perfezionando le sue mosse.
Bellissimo. Pugno tenebra. Fammi vedere che potenza ha pugno tenebra. 80, assolutamente sì. Aia, che cosa gli togliamo? Non sono indeciso cosa togliere. Ah, gli togliamo aereo assalto, via. Pugno tenebra. Guardala, mira e stupisci, è davanti a te, urci tu. Sulla sua corazza si infrange anche la più resistenza della alabarde. Un Pokémon che ha raggiunto la perfezione dello stile di lotta oscuro. Urs. Bellissimo. Se penso al piccoletto che si nascondeva tutto timido dentro di me, guarda ora che colosso che è diventato. Non c'è niente da fare, ogni volta che vedo qualcuno diventare più forte mi sento felice, come se fosse la prima volta. E dire che gli anni di anni sul gruppone ne ho. John, Urshifu, grazie per avermi dato questa gioia. Ah, quasi dimenticavo. Prendi. È un premio che riceve solo chi riesce ad affrontarmi alla massima potenza. Card della Lega Pokémon di Mastard. Ok. Bene, è tempo di fare il ritorno al dojo. Ma quanto è figo Urshifu. Quando John avrà ultimato il suo percorso di crescita passerò alla prossima fase. Che sarebbe? Qual è la prossima fase? Ok, bellissimo. Direi che... Ah, ok, devo prendere gli altri Pokémon, è vero. Rimettiamoli in squadra. Questa è la mia squadra definitiva. Perfetto. Ok. Bellissimo. Bene, abbiamo fatto evolvere Kubfu in Urshifu. O Urshifu. Urshifu. Sì, Urshifu. Un po' strano come cammina. Guardate come corre. Bellissimo. Bene ragazzi, terminiamo qui l'episodio. Andremo avanti nel prossimo. Spero che abbia qualcosa ancora in serbo questo DLC, perché mi sta piacendo parecchio. Quindi per il momento vi saluto e ci vediamo al prossimo video del DLC. L'isola dell'armatura. Ciao!